pezzi esposti, qui naturalmente c'è già un gioco di parole, vedendo la copertina è induttivo, lui ha fatto un parallelismo, ha voluto inserire attraverso questo libro, tra due sue grandi passioni, che sono appunto la poesia e la fotografia. Immagino che siamo tutti amici, insomma più o meno lo conoscete. Mel, appunto, lì ci sono alcuni suoi scatti, oltre che poeta, appunto è un bravissimo, bravissimo fotografo. Queste sono due passioni che ci accomunano, perché in effetti anche io faccio fotografia, anch'io scrivo, diciamo, e quindi mi è sembrato particolarmente interessante questo connubio che lui ha voluto creare attraverso questa antologia. L'operazione che lui ha fatto, e tra l'altro, è stata quella di dividere questa raccolta di poesie in cinque diversi capitoli che sono titolati con le focali principali della fotografia. Più o meno sappiamo tutte, insomma, chi più chi meno, comunque si parte da una visione molto allargata, che è quella che è data da un grandangolare, che in termini tecnici è chiamato 24 mm ad esempio, 24-28, insomma un numero basso rispetto al 50, in cui la visione è molto ampia, e fino poi dopo ad andare più, diciamo, diretti sopra al soggetto, vicini al soggetto, passando attraverso il 50 mm, il 75, il 200, che è un macro, che ti fa vedere le cose da vicino, fino addirittura proprio al macro, alla macrofotografia, che è quasi una visione a microscopio delle cose. Ed è bella questa immagine di sovrapposizione tra la poesia e la fotografia. Perché secondo me c'è una contaminazione positiva che è visibile nelle sue poesie, è una contaminazione positiva che proviene dalla unione di queste passioni, perché laddove c'è l'attenzione a quello che si vede, quello che si sente, quello che si deve mostrare, c'è poi la scelta della parola risulta diversa, insomma. Secondo me è un aspetto molto importante. E la sua poesia è una poesia che raggiunge gli occhi e gli orecchi. Allora, arriva all'orecchio per la musicalità, perché i suoi versi sono sempre molto curati da questo punto di vista. C'è un ritmo sempre che sentirete molto... molto, si sente sempre tanto. Macro, che sta appunto nella sezione, nell'ultima sezione, che si chiama Macro. Mi avvicino alle piccole cose, mi appaiono enormi, minacciano, ingrandisco lo schermo, la prospettica forma dell'azione inconsulta, dietro al gesto sicuro di andare incontro all'incompresa vanità. Riaffiora l'originario aspetto, in veste di macroscopica, dilatata conduzione binario. Osservo minuscole cose e si involve la misura dell'infinito immenso, di oggetti, luci, linee, lineamenti, arredamenti di straordinaria grandezza. Riducono il proprio spazio fino a toccare, decenti, il fondo del nulla. Questo decenti è un aggettivo molto importante. Andiamo invece alla prima sezione, che si chiama 24 mm, periferia. Troppo grandi finestre, troppo grandi le strade per non guardare fuori, per non correre a perdere il fiato incontro al mondo. Un fatto concreto di facce furbe, occhi vivi e ladri. Musica, rumori, stridore, furore, libertà, zuppa di sudore. Calzoni strappati, aperti, camicie bianco miseria che sanno di acqua. Stretta per le spalle, tirata per la gonna, correva lei, ansiosa.
Correva, correva a fuggire e tornare guardandosi indietro. Seguiva con l'occhio malizia l'inseguitore Spavaldo, eroe furfante di strada. Strade troppo grandi, polverose, sconnesse, invase di pioggia, bagnate di lacrime, vibrante timore, coraggio, speranza. In lei, ragazza, col sapore in bocca di baci furtivi, resta l'oggi che prepara il domani, anticipato ieri. In realtà le mie poesie sono frutto di un progetto che io inseguo. Non ho mai le idee chiare e chiarissime su cosa scriverò. Sì, qualcosa, ogni tanto qualche ispirazione per dire che arriva. Però poi l'ispirazione diventa lo scheletro sul quale costruisco tutto il mosaico di questo progetto, grande o piccolo che sia. E questo richiede un lavoro di... molto lavoro di pulizia, per asciugare, per togliere tutto ciò che mi suona male, che è retorico, che è ridondante. Io amo le cose semplici, sono abbastanza... sono complicato come persona, però nello scrivere sono semplice, rigoroso. Quindi faccio un grande taglio, sono spietato, perché già si parla troppo, oggi parliamo troppo, quindi la poesia per me deve essere qualcosa di molto breve, molto asciutto, un flash che deve colpire. Se no ci sono i romanzi, ci sono racconti dove uno può dilungarsi sulle... ma la poesia richiede per me qualcosa di... che arrivi abbastanza immediatamente al lettore.